Sony A7 IV, sempre la solita Sony. Salve a tutti amici e benvenuti nel video dove finalmente voglio parlarvi di Sony A7 IV, la camera che prende il posto della Sony A7 III dopo ben 4-5 anni di duro lavoro. Voglio aprire una piccola parentesi: questa mia recensione non è arrivata subito all'uscita del corpo macchina, perché dalle caratteristiche tecniche della Sony A7 IV non l'ho ritenuta una camera così importante, con così tante novità, da doverne parlare subito. Ma ho lasciato che il mondo del web ne parlasse prima di me, prima di dare quelle che sono le mie opinioni. Perché la Sony A7 IV è la solita ottima Sony. Quindi la solita camera Sony che sì, porta delle novità rispetto alla Sony A7 III, ma è tutta roba che mi aspettavo, era tutta roba necessaria e anzi forse anche qualcosina in meno. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale. Ebbene sì, perché so che tanti che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Se cliccate sul pulsantino iscriviti sarete sempre aggiornati con tutti gli ultimi miei video e vi darete modo di capire che il lavoro che faccio viene apprezzato da voi. Adesso andiamo alla scoperta del corpo macchina della Sony A7 IV. Ora, io ho avuto questo corpo macchina, infatti devo ringraziare gli amici di fotoema.it che me l'hanno data in prova per poter giocare qualche giorno e poter realizzare quelli che sono i miei punti di vista, potervi raccontare i miei punti di vista su questo corpo macchina. Ed una menzione d'onore, di cui poi vorrò aggiungere un'altra piccola parentesi alla fine, è l'obiettivo che mi è stato fornito in kit, che è il nuovo 24-70 f2.8 G Master. Ecco, su questo obiettivo Sony ha fatto un lavoro molto, ma molto più grosso di quello che ci si aspettava. Ma ve ne parlo alla fine. Sony A7 IV non si discosta tantissimo dalle altre sorelle, dalla Sony A7 III, Sony A7S3, Sony A7R4, insomma il corpo macchina è su per giù lo stesso, la posizione di tutti i comandi è su per giù la stessa, l'ergonomia è su per giù la stessa, quindi rimaniamo sempre su un po' la stessa. Non c'è nulla di eccessivamente diverso dalle altre sorelle Sony. Nello specifico è un corpo macchina bello generoso, non tanto grande, è comunque compatto, ma non tanto piccolo. Parliamo di 131x96x79 mm, quindi è un corpo non necessariamente non grandissimo, ma è abbastanza comodo da avere un'impugnatura talmente generosa da non farmi pentire di avere una mirrorless in mano. Ci sono state camere Sony un pochino più indietro negli anni, per esempio già 7.2 aveva un grip, o come mi hanno corretto in tanti alcuni su YouTube, l'impugnatura un po' più piccolina rispetto a questa, invece questa è bella, generosa ed abbondante. Andiamo a guardare un pochino quelli che sono i comandi che abbiamo sul corpo macchina. Sulla parte superiore abbiamo lo switch on off per poterlo accendere, pulsante di registrazione, pulsante C2, quindi personalizzabile, un pulsante personalizzabile, ghiera per l'esposizione, una ghiera per gestione tempi diaframmi, la ghiera di selezione delle modalità, abbiamo le classiche, ed abbiamo una probabilmente delle cose più intelligenti fatte, viste anche in altri corpi macchina, che è lo switch mediante pressione e poi switch con il ditino per passare modalità foto, video e sequenziale. Questa è una delle cose che trovo molto comodo, perché mi dà la possibilità di essere molto rapido nel passaggio, è molto più comodo il passaggio tra una selezione e l'altra. È vero che prima c'era il selettore con il pollice, ma questa la trovo un pochino più comoda. Già vista su X-T4, anche su altri modelli, la trovo più comoda rispetto al selettore a pollice. Andiamo a guardare dietro, nessuna grande novità, troviamo il nostro bello schermo da 7,5 cm di diagonale, abbiamo il nostro EVF da 0,5 pollici OLED, un paio di pulsanti personalizzabili, la solita rotellina, joystick, insomma il solito retro di un corpo Sony. Se andiamo di lato, la più grande novità sul lato destro, abbiamo due slot, non è una grande novità il doppio slot perché già l'abbiamo visto su A7S3 ad esempio, ma in questo caso specifico, per l'appunto come Sony A7S3, abbiamo doppio slot, entrambi vanno bene per infilarci due schede SD, ma uno soltanto dei due possiamo infilarci una bella CF Express Type A, che ci dà la possibilità di registrare
formati un pochino più, che necessitano di una velocità maggiore di scrittura. Dall'altro lato invece abbiamo i nostri classici connettori, un bello sportellino che si apre e non rimane appeso, e troviamo jack microfono, jack cuffie, porta USB-C Type 3.2 se non vado errato, abbiamo una presa per la gestione sempre USB e finalmente abbiamo anche su questo corpo macchina, che è ben indicato anche special modo per fare video, una porta full HDMI. Perché è importante? Beh, perché tutti i videomaker che necessitano, che utilizzano registratori esterni o monitor esterni, hanno bisogno di una porta full HDMI, perché l'aggancio è più comodo, è meno delicato. Tendo a precisarlo perché in molti potrebbero domandarsi il motivo per la quale noi che facciamo le recensioni facciamo notare che ci sia una porta full HDMI, perché l'HDMI in sé, per come è costruito e per come è concepito, è molto delicato, e la porta full è bella grossa, è un pochino più resistente. Le micro, le mini sono talmente delicate che molto spesso si sono spezzati i pin e sono rimasti i jack all'interno. Sì, capitato, non è piacevole. Giriamo la camera sotto, nulla di nuovo, perché abbiamo la batteria maggiorata FZ100, già vista in zona 7.3, 7S3 e tutte le sorelle degli ultimi 3, 4, 5 anni. Questo è il corpo macchina, insomma sembra di vedere una Sony A7S3 esteticamente, una Sony A7 III, certo con delle migliorie perché comunque eredita il pulsante per la registrazione video qui in alto, cosa che il modello precedente non aveva, ma come detto abbiamo la solita Sony in mano, quindi nel passaggio tra un modello e l'altro non rimaniamo assolutamente scontenti perché abbiamo tutti i pulsanti al loro posto. Ma una cosa che cambia è il menu. Ebbene sì, perché prima di raccontarvi quelle che sono le caratteristiche, voglio segnalarvi il fatto che questa Sony A7 IV porta il nuovo menu introdotto con la Sony A7S3. Finalmente un menu un po' più organizzato, più visivo. Per gli utenti Sony, utilizzatori di A7C, A7 III, va fatta un po' di esperienza perché va un attimo capito come navigare, ma è molto, va molto comodo perché è abbastanza intuitivo. Se si va un po' di ragionamento, subito si trovano tutte le funzioni e naturalmente dopo risulta essere molto più comodo del vecchio menu Sony. Andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche di questa Sony A7 IV. Abbiamo un sensore CMOS XMOR R da 33 megapixel. Sì, saliamo rispetto alla sorella minore di 7 megapixel, quindi un sensore un pochino più grande. Abbiamo una raffica di scatto fino a 10 fotografie per secondo e possiamo registrare con questa fino a 4K 60p con un piccolo asterisco che dopo vi spiego. Per i videomaker abbiamo la registrazione 422 a 10 bit, cosa importantissima perché ci dà una profondità colore migliore per poter lavorare dopo in color. Sony, i file Sony in generale, quelli special modo di Sony A7 III e Sony A7 S2, che sono state le camere maggiormente utilizzate negli ultimi 4-5 anni dai videomaker, maggiormente parliamo che la quota di videomaker che utilizzavano queste macchine era superiore rispetto a chi utilizzava Canon, Fuji e Nikon o altri brand, o Panasonic, purtroppo l'autofocus di Panasonic non è dei migliori. Uno dei grandi limiti era il bitrate, dove si raggiungeva massimo i 100 megabits di bitrate e la gamma dinamica dava talmente spazio che c'erano troppo spesso condizioni in cui si generavano bending di colore, situazioni di bending di colore, perché non c'era abbastanza profondità. E quindi unito all'ottimo log di Sony, quindi l'S-Log, abbiamo una profondità di colore maggiore che ci permette dei recuperi maggiori e di poter lavorare con molti più colori. Tant'è che la gamma Sony sulle macchine molto più importanti, come per esempio la Sony Venice, è una delle gambe più belle insieme a quella di Arri, perché dà tanto spazio di recupero, però lì ragioniamo a 12 bit. Il 10 bit nel 2022 secondo me è un must, cioè è uno standard per chi compra una camera per farci video, perché si ha la possibilità di poter lavorare molto meglio in fase di color correction. Abbiamo il nostro sistema di IBIS di stabilizzazione a 5,5 step,
è il classico Ibis di Sony. Nessuna nota di demerito, nessuna nota di lode. È una stabilizzazione a 5 assi. Il sensore è grande in un corpo comunque piccolo, quindi lo spazio per farlo muovere non è tanto. Non siamo ai livelli di, naturalmente, Panasonic GH6, che ha un sensore di 4 terzi, quindi quel corpo ha molto più spazio per far muovere un sensore, quindi la stabilizzazione Ibis è maggiore. Ma abbiamo un autofocus di fase a 759 punti, il miglior autofocus sul mercato. Quello di Sony, purtroppo, è da dire, non, sapete, io sono un amante di tutti i brand Sony, ho avuto Sony, mi piace tanto Sony, ed è la migliore. È il miglior sistema di autofocus, molto intelligente, rapidissimo, precisissimo, non c'è nulla da dire, non c'è nulla da aggiungere. È uno dei sistemi di autofocus più performanti. Un'altra nota positiva che voglio aggiungere è l'oversampling dei video in 4K a 60 e a 30, dal 7K. Essendo un sensore molto più grande, abbiamo il sensore in realtà è da circa 7000 pixel, tutti i video sono oversamplati, quindi la qualità e la densità di pixel crea molto più dettaglio, ed è un bel file, quindi è una cosa in più. L'oversampling c'è sempre stato, perché in tutti i sensori, anche da 24 megapixel, 25, le immagini poi vengono oversamplate, perché si utilizza tutto il fotogramma di tutto il sensore, tendono a rendere molto più ricca e nitida l'immagine. E il fatto di avere un sensore da 33 megapixel, abbiamo un oversampling da 7K, che non è assolutamente male. Ultima nota, come detto, abbiamo il 10 bit in camera, quindi abbiamo la possibilità di registrare in H265, il codec del futuro attualmente, perché anche se più difficile da digerire per i nostri computer, è quello che ci porta ad avere un file compresso 10 bit e non dover distruggere schede infinite, e la possibilità da carta, quindi da caratteristiche tecniche ufficiali, di raggiungere i 600 megabit in Ultra. In realtà, poi, andando a sbirciare un pochino e a fare qualche test, i 600 megabit non si raggiungono mai, si raggiungono i 240, i 300, quindi piccola nota di demerito su questa cosa. Ora, i due test che faccio molto spesso, che sono il test dell'autofocus e il test degli ISO. Beh, parlando del test dell'autofocus, in realtà è inutile farlo, è uno degli autofocus migliori del mercato. Mi va soltanto di parlarvi un attimo di quelle che sono le migliorie che sono state apportate. Ossia, abbiamo il sistema di autofocus in real time, che è stato migliorato grazie a integrazioni dell'intelligenza artificiale, che hanno portato un miglioramento dell'autofocus per occhio in tempo reale, quindi molto più rapido nella selezione dell'occhio, a seguire l'occhio. E stessa cosa adesso avviene con gli animali, cani, gatti e soprattutto degli uccelli. Quindi per tutti i fotografi che scattano fotografia di faunistica e con gli animali, troveranno un grande giovamento, perché è stato implementato, migliorato il sistema di autofocus con intelligenza artificiale, proprio dedicato ai nostri amici pelosi. E ripeto, non vado oltre, perché è uno degli autofocus migliori del mercato, quindi non, in realtà non c'è di meglio. Probabilmente Canon fa un ottimo lavoro quanto Sony, ma Sony sembra sempre essere un passetto avanti. Il test degli ISO ho voluto comunque farlo. Non è una Sony A7S3, quindi non arriviamo a 250.000 ISO e non vediamo nulla, ma in tutte le condizioni, a partire da 6004 in poi, sono comunque delle condizioni totalmente accettabili, con rumore completamente gestibile in post-produzione. Ci sono casi in cui il rumore non andrei neanche a toccarlo, ma dove abbiamo la necessità, per esempio, superare i 12.000 ISO, con un buon denoiser è possibile eliminarli. Certo, se si arriva agli estremi, comincia a diventare un pochino ingestibile, perché non è una Sony A7S3, non ha quelle caratteristiche, non ha quel tipo di sensore, ma è comunque una classica Sony. Ora, sul mercato, quali sono i competitor di questo corpo macchina? Come full frame, nel segmento di prezzo, troviamo Canon R6, Panasonic S5, in realtà un segmento un pochino più basso di prezzo, ma è il segmento tecnico. Però se andiamo a cambiare sensore, troviamo XH2S, troviamo XT4, XH2, diciamo che comincia a diventare, troviamo GH6, comincia a diventare una guerra che va al di là del sistema, al di là del sensore, ma una guerra, io la sto ragionando per fasce di prezzo. Sony, questa guerra ha le sue armi, le sa giocare bene, ma non ci dà quel quid in più. O meglio, è una camera affidabilissima,
ma tra la scelta di un modello piuttosto che un altro, non lo so, c'è qualcosa che mi manca. Attenzione, non sto dicendo assolutamente che questo corpo macchina è un corpo macchina sbagliato, che non funziona, anzi, è un ottimo corpo macchina, è un'ottima camera. Probabilmente nel segmento di prezzo è un po' troppo elevato, essendo il modello standard, il modello base, come lo definisce Sony, ibrido. L'avrei vista più intorno ai 2.200-2.000 euro di corpo macchina, perché poi si scontra con macchine come X-T4 che fa le stesse identiche cose. Certo, l'autofocus è un po' indietro rispetto a Sony, ma fa le stesse cose, ha un sensore più piccolo però. Si scontra con S5 che ha le stesse identiche caratteristiche e anzi si comporta allo stesso identico modo, ma un autofocus davvero inguardabile Panasonic. Quindi come vedete ci sono delle discrepanze, perché poi arriva Fuji con la XH2S e con la XH2, un modello ti dà l'8K, un altro invece ti dà 4K a 120 fotogrammi al secondo con un autofocus molto migliorato che si avvicina adesso, entra tra le elite insieme a Canon e Sony. Quindi probabilmente mi aspettavo per questo range di prezzo qualcosina in più rispetto al mercato. Però c'è da dire che è la solita, classica, ottima Sony. Bene, adesso andiamo a vedere quelli che sono per me i pro di questo corpo macchina. Naturalmente troviamo l'autofocus perfetto, perché indubbiamente è un autofocus perfetto, non c'è assolutamente nulla da dire. Abbiamo il menu ridisegnato, finalmente, perché ci dà un'organizzazione migliore di tutti quelli che sono i parametri del corpo macchina. Abbiamo una cosa di cui non ho parlato prima, che è la gamma S Cineton, che viene da Sony A7S III, che viene da Sony Venice, quindi dalle macchine un pochino più importanti di casa Sony, che è una gamma molto interessante perché non è così complessa come la S Log, perché comunque le curve log vanno gestite al meglio, e con la S Cineton si ha un tono migliore e si gestisce molto bene il colore della pelle. Uno dei piccoli problemi di Sony è che tende tutto un po' sempre all'arancione, un po' come ogni sensore. Canon tende al magenta, Nikon tende al verde, Sony tende sempre un pochino all'arancione. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, almeno questa è la mia impressione. Con l'S Cineton si tende a migliorare un pochino questo aspetto. Poi, come detto, mi piace molto il selettore foto video che è stato aggiunto sopra il corpo macchina. Quella la trovo, lo voglio aggiungere nei pro perché è una cosa che mi piace davvero tanto. Ed abbiamo una funzione che è stata aggiunta, questa è una compensazione di un problema ottico, ossia la compensazione del breathing. Il breathing è quella compensazione che avviene quando si passa da un piano focale a un altro molto estremo, e quindi l'ottica praticamente tende a distorcere o a storcere degli elementi. Grazie a questa a questo sistema di compensazione, il passaggio di un autofocus tra un punto e un altro è fluidissimo, e non si ha questa percezione di ingrandimento e diminuzione di elementi in background o in foreground. Quindi è una cosa in più, quindi gli do un plauso per l'idea della compensazione del breathing, che non mi era venuto in mente. È un errore ottico, cioè una di quelle cose che fisicamente e otticamente è presente nella gestione delle lenti e delle ottiche, ma non avevo mai pensato di poterlo correggere o di farlo correggere. La trovo una cosa così naturale, lavorando anche negli effetti visivi noi dobbiamo ricreare questo sistema, questo errore ottico, anzi le sporcature ottiche, gli errori ottici sono sempre da ricreare perché aggiungono realismo. In questo caso Sony cosa fa? Lo elimina, proprio perché essendo un errore ottico si tende a compensare e a migliorare. Ma ora passiamo ai contro. Sì, perché ci sono dei contro per me. Ora ve li vado ad elencare, alcuni non sono in realtà dei contro proprio distruttivi, però sono delle cose che non mi fanno impazzire. Ora, per esempio, troviamo come nella gamma della Z, le ZV10, la ZV10, la ZV1 e 1, non ricordo i nomi, abbiamo delle funzioni in quelle macchine che sono dedicate a un mercato prettamente consumer e che crea contenuti ma non ha competenze, quindi gestisce una macchina un pochino più semplice, l'effetto soft skin, ed è presente anche in questa camera. Ora è vero, di base è disattivato, quindi te lo tieni disattivato, ma perché inserire questo tipo di effetto? Voi dite, per prendere un pubblico diverso. Lo so,
Però io quando vedo una macchina con un costo così importante mi aspetto che sia indirizzata ad un target un po' più professionale, che abbia delle competenze, che quindi certi sistemi digitali tendono a evitarli, alla peggio utilizzarli in post. Comunque, questo per me è un piccolo contro. Uno dei contro che voglio segnalare è che, tolto l'XAVCHS, l'XAVCH, non esistono altri codec. Cioè non è possibile selezionare, se vogliamo scegliere di registrare in mogul MP4, non sono codec, lo so, sono contenitori, ma hanno delle peculiarità diverse questi due contenitori. Non possiamo scegliere, per esempio, e l'avrei apprezzato, un codec un pochino più importante, per esempio un ProRes, ma neanche il ProRes, il DNX. Voglio capire che il rapporto con Apple, prendere la licenza del ProRes è più complicato. Il DNX è paragonabile allo stesso modo, perché non ci può essere, ma anche questa cosa vale anche per la Sony A7S3, attenzione, perché non ci può essere un formato un po' più importante come stanno implementando in tantissimi altri produttori. Diciamo la mancanza, però ce la facciamo passare per buona, perché tanto parliamo di videomaking e non di filmmaking. Questa macchina è infatti dedicata ai videomaker. C-Express Type A. Ecco, questa è un'altra cosa che un podio del mercato, infatti non dovrei fare un contro di Sony, ma è un contro del mercato. Sono state realizzate le CF Express Type A e Type B. Questa nota potrei farla anche a Canon, perché non ha utilizzato le Type A, o perché Sony non dà la possibilità di utilizzare le Type A, e perché Sony non si adegua e utilizza le Type B, o al contrario, insomma. La difficoltà del dover creare sempre nuovi formati. Sony questa cosa l'ha sempre avuta, ha sempre generato e creato nuovi formati, nuovi standard, e gli altri si sono adeguati. Però poi a un certo punto si è arrivata alla guerra dove Canon ha scelto di affidarsi all'altro formato, come altri corpi macchina, come Fuji, Panasonic, sono affidate al Type B, e immagino perché Sony non abbia dato le licenze per la gestione della Type A. Insomma, il fatto di avere nel mondo delle CF Express, quindi parliamo di formati del futuro, quelli superiori, di non avere la possibilità di interscambio, beh, questa cosa mi dà fastidio, perché se io utilizzo una Canon e una Sony, cosa ne posso fare? Devo comprare due schede diverse, non posso avere la stessa. E questa cosa mi dà un po' sui nervi, quindi per me è un contro, che poi aggiungerò anche nelle recensioni degli altri produttori, perché poi vale per Sony come per Canon, come per Nikon, come per Fuji e altri. E poi il contro che più non mi piace, che più è contro di tutti. Sony presenti una camera che fa 4K 60p, ma anche la S5 di Panasonic fa 4K 60p, ma Panasonic S5 è stata bacchettata perché lo faceva in APS-C mode. Beh, lo fa anche Sony. Infatti Sony A7 IV realizza il 4K 60p solo in APS-C mode, quindi andando a realizzare un crop del sensore che può dar fastidio e non. Per spendere 2800 euro, quindi in quella fascia di prezzo, mi dà fastidio. Non mi dà fastidio nella fascia di prezzo di 1700-1800 dove è posizionata Panasonic. C'è una netta differenza. Mi sarei aspettato almeno il 4K 60p in full frame. Allora sì che sarebbe stato una nota in più, e anzi non sarebbe stata la solita classica Sony, sarebbe stato la Sony A7 IV. Invece in questo caso è la solita classica Sony, perché abbiamo sempre tutto bene, ma sempre qualcosina in meno, sempre qualcosina che potevi dire mi serviva quella cosa. E c'è sempre, ma probabilmente è una scelta di mercato, perché ci danno adito poi nel comprare il modello successivo, perché uscirà probabilmente fra degli anni la Sony 7.5, che registrerà 4K 60p in full frame, e noi saremo contenti di fare quel passaggio. Quindi insomma, vale l'upgrade da Sony A7 III a Sony A7 IV? Beh sì, naturalmente sì, c'è un mondo di differenza tra la serie precedente e quella successiva. Naturalmente se si viene da modelli superiori come Sony A7S3, naturalmente è inutile, ma anzi no, si va a regredire in quel caso. Ma sotto il punto di vista fotografico e video, rispetto alle sorelle precedenti, non c'è paragone. A chi la consiglio? Beh, a tutti i videomaker che vogliono essere sicuri di lavorare con un autofocus performantissimo, con un file finalmente gestibile sotto il punto di vista dei colori e della profondità colore. Insomma, se vi piace la pasta Sony, Sony A7 IV è la macchina per i fotografi e per i videomaker del 2022, 2021, 2023 e 2024, aspettando sempre che altre case di produzione facciano una competitor full frame che possa davvero competere con le caratteristiche della Sony A7 IV.
Certo, sento Canon R6 che mi punta qui, ma Canon R6 ha delle note di demerito. Ma non sono lo stesso corpo macchina, non riesco a paragonarle, anche se sono paragonabilissime. Prima di chiudere, piccola nota sul 2470 f2.8 Mark II GM. Ragazzi, questo è il lavoro che Sony doveva fare con la Sony A7 IV, non solo migliorarlo ma rivoluzionarlo. Io non riesco a far percepire il fatto di quanto sia una lente piccola per essere una G Master, una qualità e una definizione pazzesca, selettore dei diaframmi ad obiettivo che possiamo impostare sia a scatto con il click, quindi per percepire quando passiamo da una cosa all'altra, da un diaframma all'altro, che possiamo con uno switch posto sotto passare al diaframma fluido dove non si sente nulla, e quindi possiamo andare a fare un passaggio di diaframma anche nel mondo video, anche mentre facciamo video, e possiamo anche realizzare, dare con quest'altro slider possiamo decidere se la ghiera dello zoom deve essere dura, quindi per fare in modo di essere più precisi quando andiamo a passare da una focale all'altra, che smooth, e quindi essere molto più rapidi, molto più smooth anche in video. E con la compensazione del breathing possiamo andare a creare delle zoomate senza percezione. Quindi questo è il lavoro che, dove mi fa dire, quest'ottica 2470, che la versione il G Master F2.8, la prima generazione, costava 2400 euro, questo ne vale 2400 euro, ma è un upgrade enorme, è fantastico, pesa la metà, è una cosa assurda. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video e delle mie opinioni sulla Sony A7 IV. Ottima camera, ma la solita ottima camera. Manca quel qualcosina in più. Se avete dei dubbi o delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di venirmi a seguire anche su Instagram, dove pubblico sempre contenuti differenti da quelli che vedete qui su YouTube. Insomma, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.